didattica a distanza, le classi pollaio e i trasporti ancora insufficienti, ma classi più sicure e tracciamento dei contagi. Studenti in piazza oggi in tutta Italia per chiedere al governo di occuparsi della scuola e non solo per slogan. Da Torino a Roma, passando per Milano, l'obiettivo era solo uno: riprendersi il futuro. In mesi di tempo in cui gli studenti sono stati condannati alla DAD, il governo ha speso veramente delle briciole per la questione scuola, non ha potenziato la rete dei trasporti pubblici e le scuole sono esattamente nella stessa condizione in cui erano a marzo. Non crediamo che sia giusto strumentalizzare così degli studenti che chiedono un modello di scuola totalmente diverso, ma che veda al centro la nostra didattica, il nostro diritto allo studio e il nostro diritto alla salute. A Roma gli studenti hanno sfilato fino alla sede del Ministero con qualche attimo di tensione. Lunedì è previsto il ritorno in classe dei ragazzi delle superiori per le scuole in tutta Italia, incluse le 7 regioni che mancavano all'appello. Bene, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. I ragazzi torneranno in presenza al 50% alternandosi in classe. Due regioni, Calabria e Puglia, hanno deciso di far scegliere ai ragazzi la presenza o la DAD. Contesta l'obbligo di frequenza in tempo di pandemia il governatore pugliese Emiliano, che dice viola il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Ma i problemi sul tavolo sono tanti. Non solo la pandemia, la crisi di governo rischia di far saltare anche le proposte del Ministero per la maturità. A questo punto ce lo dicano subito e lasciano gli esami come l'anno scorso, la proposta degli studenti.